Nel 2016 sono stato intervistato tramite opportuno collegamento telefonico su Elive Roma TV, nella trasmissione Che Roma è? Punto interrogativo, condotto magnificamente dal bravissimo Andrea Bozzi. Questa emittente, o meglio questo programma, si è occupato di parlare di tutti quelli che sono i problemi di Roma. Infatti, su segnalazione di un caro amico, ho deciso di far sapere a tutti com'era ridotta una via della città in cui abito. E quindi scelsi questo, chiamiamolo, programma, mi misi in contatto con la redazione, venni poi ricontattato e mi dissero: ok, parla pure di questa strada che tu conosci, in quanto la trovi malmessa, e informa Andrea Bozzi, che è il conduttore, ma anche la redazione, di questa problematica relativa alla via di cui tu vuoi parlare e che tu vuoi andare a segnare. E quindi per me fu un'ottima esperienza quella di spiegare, quella di illuminare il pubblico di Elive Roma TV del fatto che c'era e c'è ancora oggi questa via che purtroppo è malmessa, è ridotta molto male e soprattutto è una via che presenta delle radici che hanno letteralmente sradicato il terreno. Sradicando il terreno si trovano ancora oggi pezzi di, chiamiamoli pezzi di asfalto per terra che hanno causato ovviamente la compromissione del terreno. Spero in questo video di oggi di aver reso, diciamo così, palese il mio pensiero. Voglio congratularmi pubblicamente con il buon Andrea Bozzi, che è un ottimo giornalista e un eccellente presentatore televisivo, perché mi ha accolto con la sua voce meravigliosa in maniera eccellente e soprattutto in maniera estremamente educata. Bravo, caro Andrea, nel caso tu mi stessi ascoltando, complimenti per la tua bravura, per la tua immensa professionalità, per il tuo talento e soprattutto perché hai accolto me, narratore italiano alias Leandro, nel migliore dei modi all'interno di un programma che va ad analizzare quelli che sarebbero i problemi di Roma e quelle che sarebbero le relative criticità. Detto questo, iscrivetevi se vi va, commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate e datemi la vostra opinione in base a ciò che avete ascoltato or ora. Grazie, iscrivetevi, complimenti e tanti auguri di buon lavoro a Andrea Bozzi e al prossimo video.